L'omicidio di Stefano Leo a Torino, il killer era stato condannato in via definitiva ma non era andato in carcere. Il presidente della Corte d'Appello, chiedo scusa alla famiglia. 10 anni fa, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, il terremoto dell'Aquila che provocò 309 morti, stasera ricordo delle vittime, i sindacati accelerare la ricostruzione di case e attività produttive. Il capo dello Stato ai giudici non farsi suggestionare o cedere al clamore dei media, le decisioni dei magistrati, ha sottolineato Mattarella, devono rispondere solo alla legge. Conte sulle banche prova ad allentare la tensione, confronto tecnico, Tria, rimborsare tutti secondo le norme, Di Maio, col decreto crescita possibile una nuova proiezione per il PIL. L'offensiva del generale Haftar su Tripoli spezza il fragile equilibrio in Libia, l'inviato dell'ONU incontra il generale a Bengasi, nel pomeriggio riunione del Consiglio di sicurezza. Buongiorno dal TG3. Era libero per un intoppo burocratico il killer di Stefano Leo, il giovane ucciso ai Murazzi di Torino un mese fa. Non era in carcere nonostante una condanna definitiva. Chiedo